Ciao a tutti ragazzi. Avete visto le nuove immagini di Giove? Queste derivano dal telescopio spaziale James Webb, un progetto diretto dall'ESA, dalla NASA e dall'Agenzia Spaziale Canadese. È lanciato nel Natale del 2021 nella Guyana francese, a Kourou precisamente. È il cosiddetto successore del telescopio Hubble. Così come il telescopio Hubble era dedicato a Edwin Hubble, un astronomo famoso per la classificazione delle galassie, questo telescopio James Webb è dedicato appunto a James Webb, che è il secondo amministratore della NASA negli anni 60, dal 61 al 68. Questo telescopio spaziale è stato lanciato dal razzo Ariane 5 e non dallo Space Shuttle, perché la meta del James Webb è molto più lontana di quella dell'Hubble. Nell'Hubble andava bene lo Space Shuttle, ma nel caso del James Webb la destinazione era di 1,5 milioni di chilometri dalla Terra e quindi c'era bisogno dell'Ariane 5. Il telescopio è situato nel punto L2 di Lagrange, il punto che dovrebbe stabilizzare un'orbita intorno alla Terra, anche perché più vicino al centro di controllo per le immagini e per tutti i messaggi tra il centro di controllo sulla Terra e il telescopio, quindi facilmente raggiungibile dalla Terra. Webb ci aiuterà a capire il destino dell'universo, se si imbatterà in un Big Crunch o se continuerà a espandersi all'infinito, sul rapporto della materia scura con la materia luminosa, che ormai è soggetto di studio ogni giorno, e sull'energia oscura, una nuova energia che vuole che l'universo si espanda, al contrario della forza di gravità, che risiede un movimento verso il Big Crunch, verso una fine simmetrica al Big Bang, un ritorno al passato, e ci aiuterà quindi a scoprire molte cose. E il telescopio cattura, come dicevamo prima, immagini molto nitide di Giove e dei suoi anelli. Di recente ha catturato un anello di Einstein. Se non sapete cos'è, un anello di Einstein è un effetto luminoso, è un effetto visivo che si crea tra due corpi. In pratica, l'osservatore deve essere allineato ai due corpi. E qui ci deve essere l'effetto della lente gravitazionale, ovvero l'effetto che curva la luce e che la distende. Quindi la lente gravitazionale distorce la luce dell'oggetto lontano e è visibile grazie all'oggetto vicino. E qui forma una forma di anello perfetto, e da qui il nome anello di Einstein, perché deriva dalla teoria della relatività generale, appunto formulata da Einstein. Inoltre, una delle ultime immagini del telescopio spaziale è quella di un esopianeta scoperto da poco, con presenza di anidride carbonica, ma è un pianeta con 900 gradi di superficie, quindi inabitabile, ed è anche molto molto lontano, molti molti anni luce lontano. La prima immagine del telescopio Webb risiede in un ammasso di galassie che, tramite la lente gravitazionale di cui ne parlavamo prima, permette di vedere galassie ancora più lontane, quindi crea un'immagine come se fosse un universo. Ora vi lascio alle immagini. Thank you.
oggi abbiamo finito. Iscrivetevi al mio canale se vi è piaciuto questo video, lasciate un like e ciao!